Ed ora parliamo del problema del sovraffollamento, che non è l'unico che riguarda le carceri italiane, un problema che affligge anche i penitenziari della nostra regione. Oggi a visitare la struttura di Tolmezzo e a fare il punto della situazione generale è stata l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Maria Luisa Di Simone. Bisogna passare da un sistema di punizione a un sistema di riparazione. È l'appello che il Partito Radicale e l'associazione Nessuno Tocchi Caino, da tempo impegnata nella difesa dei diritti dei detenuti, fa al governo riguardo al sistema delle carceri italiane. L'occasione è la visita che due esponenti dell'associazione, Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, hanno fatto al carcere di Tolmezzo nell'ambito delle manifestazioni Ferragosto in carcere. Tra le criticità della struttura, l'annoso sovraffollamento e la carenza di personale. Tra le migliorie, l'utilizzo della tecnologia durante il lockdown. Abbiamo trovato 223 detenuti su una capacità regolamentare di 149 posti e un carcere che manca anche del personale necessario per gestire un numero così alto di detenuti. Ci sono carenze sia per quanto riguarda il personale amministrativo, per quanto riguarda gli educatori, ruolo e figura così importante nelle carceri, e c'è anche una carenza di organico per quanto riguarda il personale della polizia penitenziaria. Sull'argomento, discusso in una tavola rotonda durante un incontro a Trieste, sono intervenuti anche il garante dei detenuti della città, Elisabetta Burla, ed Enrico Sbriglia, già provveditore delle carceri del Triveneto, ora nel direttivo dei Radicali. Oggi le carceri continuano ad essere sottoposte a una sorta di dominio da parte del potere giudiziario, ecco. E questo non credo che funzioni più. Esso dovrebbe essere un mondo autonomo, indipendente, sottoposto al controllo della magistratura, ma non governato dalla magistratura. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, al 31 luglio 2020 i detenuti presenti nelle 5 strutture della regione erano 600 per una capacità di 464 persone.